Buongiorno da Norcia, quinto giorno che sarà caratterizzato purtroppo dal maltempo. Le previsioni danno temporali sparsi un po' in tutta Italia, compreso centro Italia, e quindi sono psicologicamente pronto ad affrontare anche questa cosa. Fa freschino, vedete, ho messo sotto la giacca e anche mi riparo il collo, già l'aria è rinfrescata, ho appena fatto colazione. Tutto pronto anche per l'evenienza pioggia e adesso si parte direzione Foligno, da lì la strada statale 3 fino alle gole del Furlo, dopo Urbino arrivo ad Anghiari, 250 km. Spero che la pioggia non crei troppi problemi, non mi rallenti troppo, però visto che è una percorrenza entro la quale dovrei stare abbastanza comodo, vediamo quant'acqua prendo e speriamo il meno possibile. Vicino a Gualdo Tadino ho fatto tanti chilometri perché comunque ho preso strade veloci approfittando del tempo che ha tenuto, anche perché poi col mio casco sotto la pioggia una certa velocità non si riesce a tenere, e adesso ho guardato il radar, dice che ancora per un'oretta dovrei salvarmi, quindi visto che manca giusto un'oretta alle gole del Furlo provo a tirare un po' veloce sulla strada statale 3 fino a, appunto, alle gole del Furlo, poi al limite lì decido, vedo. L'attrezzatura ce l'ho, ero quasi tentato di mettermi adesso antipioggia e tutto, approfittando del fatto che sono all'asciutto, però ho deciso di rischiare, dai. Ancora un'oretta, vediamo se riesco a reggere. Thank you.
Allora, le gole del furlo. Purtroppo, 3 mesi fa, si sono accorti che c'è un grosso masso che rischia di franare sulla strada. E quindi la strada è chiusa. Ed è chiusa proprio tutta la strada che costeggia le gole. Non si può andare in bici, cioè si può andare in bici o a piedi, non si può andare in moto, in macchina, niente. È successo 3 mesi fa e ancora però non si sa quando la riapriranno. Quindi io quello che ho fatto è mollare la moto con armi e bagagli davanti a un bar e adesso a piedi faccio un tratto, almeno vederle un pezzettino, anche se non dalla moto, visto che il tempo regge e che sono in anticipo, lo faccio. Spero sia apprezzato lo spirito di iniziativa, perché me la sto facendo tutta a piedi e dovrebbe essere più o meno un chilometro e mezzo. È bello, indubbiamente, però in moto sarebbe stato più comodo. Provo ad andare avanti ancora un po' fino alla cosiddetta Grotta del Grano e poi torno indietro. Allora, premesso che non ho capito perché ci posso venire a piedi in bici e non ci posso venire in moto. O è chiusa o è aperta. Comunque sono arrivato fino a qua, lì c'è la Grotta del Grano, che è un buco, non credo ci sia molto oltre, ma forse sì, però francamente direi che questa volta mi accontento così e ci tornerò, sarà un altro dei motivi per tornare da queste parti. Lo scenario è bello, credo di aver percorso 2/3 della strada. Adesso vedo se magari provare ad andare dall'altra parte attraverso la statale e fare l'altro pezzettino mollando la moto dalla parte opposta, oppure no, insomma adesso decido. Comunque, signori, le gole del furlo. E adesso scappa pure qualche goccia e quindi allungo il passo perché rischio di beccare l'acqua mentre sono a piedi. Tra l'altro deve aver già piovuto, sono giù bagnato. Vai, le gole del furlo. E qui sono dall'altro lato, sono praticamente alla diga del furlo e niente, strada chiusa. Guardando sulla mappa direi che sono arrivato a metà più o meno, quindi ho visto la metà, diciamo, più a valle e mi manca la metà più a monte. Vabbè. La vedrò un'altra volta, perché francamente farmi altri 2,5 km a piedi per vedere quest'altra parte qui, anche no, con rischio anche della pioggia. Quindi adesso punto le ruote verso Urbino, dove penso a questo punto mi fermerò per pranzo. Ed eccomi a Urbino. Il tempo è variabile, c'è vento. Intanto io ho messo qua la moto, vado a mangiare e mi faccio un giro per la città, guarderò il radar e poi deciderò cosa fare. Mi attira l'idea di arrivare fino a Gradara, ma ho paura che sia un po' un azzardo per il tempo e quindi tanto mangio, poi ci penso. Allora, pranzo qui a Urbino è stato impegnativo. Ci sono anche le lauree, per cui c'è un sacco di ragazzi in giro con la corona d'alloro. Ho fatto anche un po' fatica a trovare un posto dove sedermi a mangiare. Sto facendo 2 passi, visto che il tempo sembra tenere ancora un pochettino. Un caffè e poi in viaggio verso Anghiari. È il momento di ripartire. Direzione Urbania, Sansepolcro e poi Anghiari. Sono 80 km, sarà un paio d'ore scarso. E adesso qua un po' si è aperto, quindi azzardo a partire senza antipioggia e alle prime avvisaglie mi fermerò a coprirmi. Thank you.
Dunque, sono arrivato ad Anghiari e sono arrivato asciutto. Ho preso qualche gocciolina, a dire il vero, venendo in qua. Ho dovuto fare un piccolo passo di montagna, dove ho preso freddo, infatti mi sono rivestito. Però cielo molto nero in questo momento, ma io sono arrivato asciutto. Il karma, tutto karma. Allora, sto passeggiando nel borgo di Anghiari, uno dei borghi più belli d'Italia, famoso per la battaglia del 1440 tra fiorentini e milanesi. C'è anche un museo della battaglia ed è un borgo decisamente molto bello. Sembra proprio di camminare nella storia. Poca gente in giro, come sempre, su e giù, come sempre, quindi se sentirete un po' di fiatone è il solito. E... riassunto della giornata, intanto guardo dove andare, di qua. Riassunto della giornata, direi che è andata bene perché non ho preso l'acqua. Strade abbastanza belle, però ho guardato molto bene le carte ieri sera e non mi sono fidato sostanzialmente del Garmin, che spesso mi faceva fare delle deviazioni, e tutto sommato nemmeno di Google Map. Quindi alla fin fine cartina e cartelli stradali. Qualche spruzzo d'acqua in giro, ma niente di che. Le gole del Furlo, purtroppo strada chiusa, fatte a piedi. Urbino, bella, me l'avevo anche già vista. La strada da Urbino ad arrivare a San Sepolcro, veramente bella, di montagna, freddina. Però insomma la statale 73, se non sbaglio, una bella strada. E Anghiari decisamente un bel borgo. Quindi sostanzialmente il mio viaggio finisce qui, perché domani prenderò l'autostrada, penso a Cesena. Mi fermerò in un altro borgo in provincia di Reggio Emilia a pranzo, giusto per visitare un altro dei borghi più belli d'Italia, e poi dritto a casa in autostrada. Quindi domani per lo più sarà trasferimento autostradale con pranzo in un borgo. E boh, magari domani sera o domenica proverò a tirare le somme di questi 6 giorni. Intanto per oggi è tutto e buonanotte.